gold finger. He's the man with the Midas touch. Chi sarà il Goldfinger aretino? L'operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza, che assegnerebbe ad alcuni orafi della città un ruolo centrale nella trasformazione di oro in verghe e verghe in lingotti acquistabili da banche e stati, ricorda molto il film della serie 007 con Sean Connery, forse il più bello dei 23. Lì c'era un magnate, Goldfinger per l'appunto, che voleva addirittura scassinare Fort Knox. Ebbene, qui l'operazione si chiama proprio così e negli aspetti la notizia ricorda la trama del film. E così avevamo chiamato il servizio dedicato alla notizia del blitz notturno della finanza alla villa di Monte San Savino lo scorso 10 ottobre, dove sarebbero avvenuti gli scambi tra oro e denaro contante. La curiosità sulle identità delle persone coinvolte, i cosiddetti Goldfinger appunto, è tanta, ma in virtù della segretezza delle indagini del PM Marco Dione e del procuratore Carlo Maria Scipio non è dato conoscerla. Una cosa resta, la riflessione che purtroppo non è tutt'oro ciò che luccica e che di sommerso ce n'è ancora tanto. Un sommerso che coinvolge a vario titolo attori diversi dello scenario, ma che comunque ha sempre una sola conclusione: danneggiare lo Stato e soprattutto chi paga le tasse.